siamo accorti come il frutto di mandorlo è, rispetto al suo cugino vicino che è il pesco, è un frutto non carnoso e quindi prevede solo la prima fase di divisione cellulare e non abbiamo appunto la fase di distensione cellulare. Quindi nel giro di 30-45 giorni, dall'allegagione alla completa formazione in volume e peso del frutto, abbiamo, appunto dicevo prima, circa 45 giorni e dobbiamo fare in modo che quei 45 giorni siano giorni in cui la pianta non è sottoposta a stress e abbia nutrimento necessario per poter fare accrescere i frutti. Nella prima fase di accrescimento dei frutti non abbiamo un apparato fotosintetizzante che può sostenere questa crescita e allora il frutto deve accrescersi a spese delle sostanze di riserva che aveva formato nell'anno precedente. Per cui la nutrizione deve fare in modo da ristorare le sostanze di riserva che mi serviranno nella prima fase di accrescimento dei frutti e fare in modo da avere un apparato fotosintetico che sia il più funzionale e persistente possibile. E per esempio per un mandorleto razionale, quindi un mandorleto capace di produrre una tonnellata di seme per ettaro, per esempio, è ragionevole pensare ad un apporto pari a 100 unità di azoto, 50 di fosforo e 120 di potassio. Il quando, per quanto riguarda fosforo e potassio, essendo elementi poco mobili, questi possono essere dati anche in concimazione autunnale. Mentre per quanto riguarda l'azoto, essendo un elemento molto mobile, è importante frazionarlo innanzitutto e darlo alla pianta quando la pianta è recettiva e ne ha bisogno. Quindi dalla posta allegagione fino alla deiscenza, magari frazionandolo, 100 durante l'accrescimento dei frutti, ma non tanto per nutrire i frutti quanto per nutrire i germogli che si stanno accrescendo, e poi successivamente per un altro 30% per consentire la terminazione dell'accrescimento del germoglio e infine l'ulteriore 30% per ristorare le riserve che verranno utilizzate per l'accrescimento dei frutti nell'anno successivo. Il nostro obiettivo è quello di incrementare, quindi fare in modo che la velocità di accrescimento sia più intensa e aumentare il numero di grammi o il numero di giorni in cui questo può avvenire. E quindi per fare questo dobbiamo intervenire con tecniche colturali come la gestione della chioma, l'irrigazione, la nutrizione e ovviamente la scelta del genotipo adatto, magari quei genotipi che hanno questi periodi di accrescimento più lunghi possono essere più adatti e più produttivi.